Oggi siamo con Alessandro Barbano, uno stagista giornalista, in precedenza direttore del Corriere dello Sport e attualmente invece direttore del Riformista e in particolare ex studente del Liceo Scientifico del Giorgio, scuola della quale facciamo noi attualmente parte. E proprio a proposito di ciò, oggi volevo chiedere, siccome per lei è un po' un tuffo nel passato, quello che sta facendo oggi, quindi tornare in un posto che per lei ha fatto parte della sua vita per tanto tempo, volevo proprio chiederle se avesse un aneddoto in particolare da raccontarci a noi. Beh, devo dire che tornare qui è una grande emozione perché sono passati esattamente 50 anni. Io sono entrato per la prima volta nel liceo De Giorgi nell'ottobre del 1974. Siamo nel 2024, quindi mezzo secolo. E il fatto di poter continuare a dialogare con te, che hai l'età che avevo io all'epoca, è una grandissima emozione. Aneddoti ce ne sono tanti, come ho avuto modo di dire parlando agli studenti. Io sono entrato in una stagione molto particolare della storia della scuola e della democrazia italiana, perché erano da pochi anni passati i cosiddetti fuochi del 68, ma ancora ce n'erano i fumi, nel senso che la contestazione era un elemento fondamentale del rapporto fra le generazioni e anche del rapporto fra studenti e docenti. Quindi era una scuola molto calda, dove il principio di autorità era messo in discussione fortemente. C'erano scioperi, manifestazioni, assemblee, e in qualche modo entrare a 14 anni, uscito dalle scuole medie, in un contesto così vivace, dove in un certo senso potevi pensare che comandassero, per così dire, alcuni studenti e che l'autorità dei docenti, dei preside fosse messa in discussione, era straniante obiettivamente. Ecco. Sono stati anni particolari, gli anni 70, nella storia del nostro paese. Poi la mia esperienza qui è durata 5 anni, sono stati 5 anni di grande formazione per la qualità di docenti che ho incontrato e in particolare per l'incontro con un docente straordinario che era Glauco Capone, un grande docente di materie letterarie, che ha rappresentato per noi, ma per me in particolare, un riferimento straordinario da un punto di vista del sapere e anche umano. Ebbene, il rapporto con questo maestro che ti scegli, perché è inevitabile che ciascuno di noi sceglie un maestro che sembra rappresentare in qualche modo di più i suoi valori, i suoi riferimenti umani e culturali, bene, questo rapporto ha segnato profondamente la mia vita e posso dire che è stato un bastone della mia esistenza professionale e anche della mia carriera di giornalista. Devo molto a Glauco Capone e considero l'esperienza nel liceo De Giorgi un'esperienza di straordinario arricchimento. Noi sappiamo che lei si è laureato in giurisprudenza. Ora, io le volevo chiedere se lei fosse partito subito, appena ha scelto questo percorso di studi, no? Successivo alla scuola, se era partito già con l'idea di fare giornalismo o se comunque sia è stata una passione che le è venuta dopo, vista magari un possibile obiettivo magari alternativo inizialmente. Allora, io mi sono diplomato il 18 luglio del 1979. Ho sostenuto l'esame, diciamo, mi pare fosse il 18 luglio, se ricordo bene. Lo stesso giorno, dopo essere tornato a casa, aver pranzato con i miei genitori, sono entrato nel quotidiano di Lecce, che era un giornale nato 3 mesi prima. Mio padre conosceva il vice direttore Antonio Maglio, si chiamava, un uomo straordinario, che mi ha un po' adottato, per cui io non sono più uscito da quel giornale. Non sono più uscito da un giornale, diciamo. Sono passati 50 anni di fatto, no, 50 no, 45, ma ho fatto sempre la stessa cosa. Nel frattempo mi ero iscritto all'università perché i miei genitori ovviamente me lo suggerivano, ma io stesso immaginavo di fare un percorso universitario, anche perché la nostra vita, a differenza dalla vostra, era segnata da percorsi abbastanza netti, chiari. Noi potevamo fare o lo stesso mestiere dei padri, o anche se non avessimo fatto lo stesso mestiere dei padri, comunque avremmo scelto professioni abbastanza specifiche, cioè c'era giurisprudenza, medicina, ingegneria, lettere, economia.
stop. Io scelsi giurisprudenza perché, volendo fare il giornalista, pensavo che potesse essere una facoltà più adatta a questo tipo di professione. Ero indeciso fra lettere e giurisprudenza, poi alla fine scelsi giurisprudenza. Però non ho mai frequentato, perché? Perché io dovevo passare quest'estate al giornale, in attesa poi a ottobre di trasferirmi a Perugia, dove mi ero iscritto per fare l'università, ma dopo 2 mesi al giornale mi accorsi che non potevo staccarmi da quell'esperienza che già mi prendeva, perché il fascino di fare il giornalista a 18 anni appena compiuti, io ero anche anticipatario, quindi compì 18 anni dopo la maturità, il 26 luglio, in quei giorni io già incominciavo a scrivere, e questa passione mi rapì letteralmente. Quindi arrivati a settembre dissi ai miei genitori: va bene, mi laureo ma non frequento, fatemi fare quello che voglio. E loro compresero questa mia volontà, per cui io poi mi sono laureato, ma lavorando sempre, quindi alternando il mio percorso di studio con il mio percorso di lavoro. Questa è stata, diciamo, la mia storia. Si ricorda qual è stato il suo primo articolo? E se sì, ce ne può parlare, le sensazioni che ebbe dopo averlo scritto, il riscontro? Sì, il mio primo articolo riguardava un articolo sul camping di Frassanito. Mi ricordo che andai con il motorino e con la mia ragazza che mi accompagnò per intervistare la direttrice, mi pare, del camping, e parlare appunto del turismo. Questo ricordo. Poi, sai, quando sei così giovane ed entri in una redazione, una pratica che un tempo si poteva fare, oggi le redazioni non sono più una scuola, non è possibile consentire a un giovane di frequentare la redazione, però un tempo questo si faceva, cioè le redazioni dei giornali erano delle scuole di giornalismo, e soprattutto un giornale come il Quotidiano di Lecce, che era appena nato, era circondato da una folla di giovani che aspiravano a fare questo. Io ebbi questo privilegio e quindi stavo lì in redazione, quindi ogni giorno c'era un'occasione per scrivere un piccolo comunicato, per recarmi su un posto dove era accaduto qualcosa. Ovviamente si incomincia dalle piccole cose, appunto, il resoconto su un camping estivo. Poi piano piano si scalano piccoli gradini, e devo dire che nell'esperienza di un piccolo giornale qual era il Quotidiano, ti capita di occuparti di tutto, cioè nel giro di pochi anni ho fatto la bianca, ho fatto la nera, ho fatto la giudiziaria, ho fatto la sindacale, quindi io uscivo la mattina a caccia di notizie, giravo negli uffici, nelle sedi dei partiti, delle associazioni, poi andavo in questura, andavo ai carabinieri, dove trovavo notizie le portavo a casa, per così dire, no? Erano anni anche in cui poi c'era una pressione della criminalità sulla vita di questa comunità, c'era i primi fuochi della Sacra Corona Unita, no? Poi c'erano anche i sequestri di persona, quindi mi è accaduto da giovanissimo a 18-19 anni di occuparmi di grandi fatti di cronaca, omicidi, sequestri, quindi di fare un'esperienza sul campo straordinaria, perché è raro che così giovane tu possa, no, occuparti di cose tanto importanti, però è successo, e devo dire che questo è stato un bagaglio, una specie di praticantato sul campo straordinario. Quindi, vabbè, quindi tutte queste esperienze lei ha avuto modo di farle, e immagino che le siano state pure utili per la scrittura di uno dei suoi lavori, che mi piace pensare siano uno di quelli che più può colpire chi legge, e cioè il manuale di giornalismo, dentro il quale lei ha analizzato le avversità, le difficoltà che può affrontare una persona che svolge il suo mestiere. E volevo chiederle quali, secondo lei, potessero essere i più difficili da affrontare questi problemi, queste avversità all'interno della sua professione, e come lei le ha affrontati poi? Il manuale di giornalismo è arrivato molti, molti anni dopo, io l'ho scritto nel 2011, quindi vi sto parlando del 79, quindi tra il 79 e il 2011 sono passati già 33 anni, quindi quando ho scritto il manuale di giornalismo
ero vice direttore del Messaggero, la mia carriera professionale aveva già 30 anni di storia, avevo maturato molte esperienze e molte riflessioni sulle mie esperienze. Il manuale di giornalismo è quello che io dico, un libro ignorante, perché purtroppo cerca di teorizzare attorno a un bagaglio esperienziale della nostra professione. Noi non abbiamo costruito in questo paese un sapere giornalistico accademico con le sue categorie, le sue discipline, le sue specializzazioni, così come altre discipline. Se tu vai in una libreria universitaria medica e cerchi un manuale di medicina, non lo trovi perché la medicina si scompone in tante branche, no, di specializzazione e discipline primarie. E se vai a cercare un libro sull'infarto, che è la patologia causa di maggiore mortalità in Italia, ne trovi centinaia. Se tu vai a cercare un libro sull'intervista, non esiste un libro sull'intervista. Perché? Perché il giornalismo è rimasto una specie di attività artigianale che si fonda sulla trasmissione di regole esperienziali. Questo è un limite, perché nel frattempo la realtà si è fatta molto più complessa e noi raccontiamo oggi situazioni che meritano approfondimenti, conoscenze interdisciplinari di grande rilievo e non abbiamo forse sempre gli strumenti per farlo adeguatamente. Quindi il manuale di giornalismo è, ancorché il libro più utilizzato nelle università italiane e nelle scuole di giornalismo, è ancora, se vogliamo, una prima pietra di un sapere che va costruito e io mi auguro che il nostro sapere possa, il nostro paese possa prima o poi investire su scuole di giornalismo di tipo accademico con percorsi di qualificazione adeguati. Come ho detto parlando con voi studenti, la bussola del giornalismo, l'ago della bussola del giornalismo non è la verità, che spesso nella sua autoevidenza coincide con l'inganno, ma è nel dolore, è la cifra del dolore che ti porta a capire la complessità della realtà, a immedesimarti nella condizione dei protagonisti dei fatti di cronaca, delle vicende politiche, e a penetrarne l'essenza, a dare una contestualizzazione che assume più punti di vista come meritevoli di una certa dignità e non una visione di parte parziale, non quella sindrome della sineddoche che ti porta spesso a confondere una parte per il tutto e a pensare che il tutto sia la parte che vedi. Il tutto è molto più grande, più complesso e quindi richiede una grande applicazione alla comprensione dei contesti, dei vissuti, delle sensibilità e il dolore in questo senso, il dolore della condizione umana, che vuol dire ovviamente una cifra metodologica dell'agire del giornalista, cioè vuol dire compenetrarsi nel punto di vista, nelle emozioni, nella sofferenza di chi fa le sue battaglie, di chi è protagonista o vittima dei fatti che cadono sotto l'osservazione del giornalista. Lei ha fatto alcuni esempi riguardo il nostro paese, ha preso delle situazioni che possiamo vedere crearsi qui da noi. E partendo da questi, volevo chiederle se secondo lei si possono riscontrare le differenze tra il modo in cui intendiamo qui da noi in Italia il giornalismo rispetto a come lo si può intendere o comunque sia come è inteso in altre parti d'Europa. Ma il giornalismo in Italia soffre un tratto della cifra civile e politica del paese, cioè la dualità della cultura. L'Italia è un paese di grandi polarizzazioni, di bianchi e di neri, di contrapposizioni, perché la sua identità si fonda sulla contrapposizione. Si fonda, se vogliamo, l'identità repubblicana sul fascismo e l'antifascismo, per esempio, no? Cioè, c'è sempre un tratto contrappositivo nella cultura civile del paese. Questo tratto contrappositivo, anziché ridursi dentro una democrazia compiuta, è andato accentuandosi. E quindi noi tendiamo a rappresentare il bianco e il nero, facciamo fatica a vedere le sfumature dei grigi. In tempi poi in cui il populismo è diventato non solo una prospettiva politica, ma sia pure fallimentare, ma si è spalmato nel senso comune, questa tendenza a polarizzare il confronto fra bianco e nero
è una cifra della nostra vita civile ed è un errore metodologico del giornalismo che tende a, a dare della realtà due letture contrapposte, nessuna delle quali corrispondente alla complessità che la realtà ha dentro di sé. E quindi questo è certamente un limite da superare, da fronteggiare, ma è un limite complessivo della cultura civile del paese a cui il giornalismo in qualche modo offre sponda. Questo limite, secondo lei, si è andato creando col tempo o lo riscontrava magari già agli inizi della sua carriera? Cioè, secondo lei, rispetto a quando lei ha iniziato, o comunque sia negli ultimi anni, il mondo del giornalismo ha subito delle variazioni, è cambiato in qualche modo, magari alcuni elementi che sono subentrati all'interno della nostra vita quotidiana hanno avuto un'influenza su di noi, sul mondo appunto del giornalismo, come i social, magari se c'è stato un progresso, un'involuzione dal suo punto di vista. No, io penso che da questo punto di vista ci sia stata un'involuzione, perché anche se, come ho detto, la nostra cultura civile si fonda su una contrapposizione, penso alla contrapposizione novecentesca fra fascismo e antifascismo, tra comunismo e cristianesimo, per esempio, no? Su cui si fondano le culture dei grandi partiti di massa del Novecento, però c'era in quella stagione una capacità di fare sintesi, di raggiungere compromessi, mediazioni, in cui anche la cultura era parte di questi processi. Paradossalmente oggi che quelle grandi fedi laiche e confessionali sono cadute, l'estremizzazione delle posizioni si è accentuata, non si è ridotta. E quindi il giornalismo soffre di questa polarizzazione in maniera ancora più acuta. Questo è una malattia del presente. Non è un caso che il populismo abbia assediato la democrazia europea, ma ha atterrato quella italiana. È qui che è arrivato a Palazzo, è qui in America, ma non in altre democrazie europee, penso alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, dove il populismo si è arrivato vicino al potere, ma poi alla fine diciamo, la democrazia ha retto nella sua architettura rappresentativa fondata sulla delega. Qui il populismo è stato uno tsunami, è stato uno tsunami che attraverso una contrapposizione frontale al sistema ha spezzato tutte le connessioni della democrazia, dando l'illusione che la democrazia potesse fondarsi sulla orizzontalità della rete, no? Dove tutto vale allo stesso modo, uno vale uno. E quindi portando il sapere sul terreno dell'opinione, dove la guerra israelo-palestinese vale quanto la canzone di Sanremo, tra due opinion leader che esprimono il loro punto di vista fondato su un'opinione personale, rinunciando a una contestualizzazione storica, a una conoscenza dei fatti, a una compenetrazione nel dolore, nel punto di vista dei protagonisti, a quella complessità che merita, no? Mediazioni anche culturali. Ecco, quindi certamente c'è un fenomeno complessivo di riduzione della complessità come effetto di una crisi della democrazia, ma in Italia questo fenomeno è più ampio e il giornalismo lo riflette su di sé. Come soluzione a questa situazione, quindi, che magari se, a detta sua, quindi viviamo delle condizioni giornalistiche inferiori rispetto ad altri paesi, potremmo invidiare qualcosa ad altre zone del mondo? Potremmo invidiare una certa indipendenza, no? Intellettuale, indipendenza appunto da questo schiacciamento polarizzato. Io penso che questa sia una prospettiva comune a molte democrazie. Una volta che si riconosce che la formazione dell'opinione pubblica è consustanziale al destino delle democrazie, perché oggi sappiamo che la democrazia non si fonda su un libero voto. Hitler andò al potere con un libero voto e non si fonda sulle costituzioni liberali, perché spesso ci sono delle bellissime costituzioni ma vengono violate costantemente, e non si fonda neanche sulle istituzioni, che non bastano da sole a fare la democrazia. La democrazia autentica è quella dove si discute liberamente delle questioni principali in una piazza dove le opinioni hanno tutte la possibilità di esprimersi attraverso una mediazione e si seleziona qualità. Allora, se è questo il destino e la salute delle democrazie, la formazione dell'opinione pubblica è decisiva. E noi che siamo gli attori di questo processo di formazione dell'opinione pubblica dobbiamo avere più responsabilità, dobbiamo avere più qualificazione. Quindi forse bisognerebbe riconoscere
la funzione di giornalisti, ma come una funzione costituzionale, dargli ancora più ruolo, ma anche ancora più responsabilità, più qualificazione, fare delle scuole autentiche, una formazione adeguata, un percorso formativo successivo alla laurea, dare una responsabilità deontologica più profonda, regolare per esempio tutte le forme della comunicazione internetiana dove si assumono compiti di comunicazione in forma organizzata che hanno influenza sull'opinione pubblica, chiamare alla responsabilità gli autori, i gestori dei server rispetto ai contenuti, garantire il diritto d'autore perché solo un mercato capace di pagare e quindi di qualificare anche dare valore alla qualità dell'informazione può farlo crescere. Insomma, tutto questo è un obiettivo che di fronte anche all'evoluzione della tecnologia si impone e nei prossimi anni secondo me sarà al centro del dibattito pubblico sulla sorte delle democrazie che si intreccia con la sorte del giornalismo. E ha parlato di responsabilità, quindi il riuscire a prendere consapevolezza della propria responsabilità di ognuno e soprattutto anche la capacità di infondere quest'ultima nei confronti degli altri. E quindi allora io le vorrei chiedere cosa lei direbbe, quali consigli, non solo da un punto di vista anche di formazione lavorativa e culturale, ma anche interiore proprio, all'aspirante giornalista. Cioè, secondo lei deve riuscire a sviluppare dentro di sé proprio per svolgere questo mestiere nel modo corretto e riuscire ad essere una pedina in senso positivo di un futuro che magari vada risollevandosi per il nostro paese. Coltivare lo studio, coltivare l'empatia, perché la conoscenza e l'empatia, che vuol dire, non è una tecnica l'empatia, l'empatia è una disposizione dello spirito verso gli altri, alla comprensione, alla partecipazione al dolore degli altri e quindi riuscire a capire i punti di vista diversi. E assieme alla conoscenza di un bagaglio professionale solido possono consentirti di percepire la realtà, di penetrarla e poi di riportarla in superficie raccontandola in maniera fedele. Questo non è un compito facile, ci vuole esperienza, ma ci vuole anche una grande capacità di metterti in gioco, metterti in discussione, di ammettere gli errori, di porti il dubbio. Noi siamo professionisti del dubbio. Io ho scritto un libro nel 96 che si chiamava Professionisti del dubbio. È il dubbio il vero strumento metodologico del giornalista. Non è la verità. La verità spesso ti porta fuori strada. È il dubbio che ti può guidare ad avvicinarti a una complessità che oggi la realtà ha e che merita un'attenzione, una dedizione, una cura particolari. Quindi sostanzialmente direi questo, poi direi di amare questa professione per quello che rappresenta, questo dovere di testimonianza che oggi il giornalista svolge. Penso ai modelli di grandi giornalisti del passato, anche a giornalisti del presente che in aree dove la libertà non c'è, mettono in gioco la loro vita. Ci sono giornalisti che hanno perso la vita nei regimi. Penso ai giornalisti di Hong Kong che sono stati, un giorno si è presentata la polizia cinese, ha chiuso il giornale, li ha cacciati, li ha messi in mezzo alla strada e soprattutto gli ha cucito la bocca. Penso alla Politkovskaja che ha perso la vita perché raccontava che cos'era Putin nel 2007. Penso a quei giornalisti che hanno fatto della propria esperienza un atto di eroismo, ma non è l'eroismo che qualifica il giornalismo, intendiamoci. Questi sono casi estremi. Quello che lo qualifica è l'indipendenza, il sapere di rispondere sempre più alla propria coscienza e di sentire tutta la fragilità e tutta la compenetrazione che merita con le vicende umane a cui si partecipa. Il giornalista deve entrare con il suo bisturi, che è una lama affilata, che può fare male, nella realtà, cercando però di limitare i danni. E deve farlo quindi con molto rispetto. Poi deve riportare in superficie quello che trova, nella sua integrità.
è un compito quasi chirurgico, difficilissimo per compiere un intervento perfetto, perfettamente eseguito. Però è un compito che si può fare se tutte queste componenti sono presenti e se il dubbio le assiste, se il dubbio accompagna la tua vita. È la coscienza che la libertà è anzitutto responsabilità, che la libertà non può prescindere dalla responsabilità. Nel mentre la libertà dispiega le praterie davanti a te, ti fa vedere che puoi percorrere dove vuoi, devi capire però sempre dove stai andando e quali conseguenze il tuo viaggio porta agli altri che incontri. Grazie professore, sono sicuro che molti ragazzi sentiranno ispirati da queste sue parole. La ringrazio per il suo tempo. Grazie a te perché sei stato molto bravo, non hai avuto nessun tentennamento, mi hai rivolto domande pertinenti e mi hai consentito di esprimere bene il mio pensiero. Ti voglio dire che non è abituale che questo accada, anzi spesso io mi trovo di fronte a interviste alle quali non hai voglia di rispondere perché chi ti fa la domanda non sa neanche quello che ti sta dicendo e accade anche nelle TV. Invece tu hai rappresentato correttamente la mediazione giornalistica che consente all'interlocutore di dare quello che ha, offrendolo come un reperto. Bravo. Grazie mille.